Paolo Marchetti, il presidente Daniele Sebastiani, ospite via Zoom del Salotto Solo Calcio. Tante le domande rivolte dai colleghi presenti in studio e collegati. Il presidente del Delfino ha ribadito: spero di stipulare preliminari di vendita entro il 20 giugno con uno dei tre gruppi interessati. Diversamente andremo avanti puntando sui giovani. Ecco i passi più significativi. Se vai in giro ad offrire, poi non puoi nemmeno chiedere, quindi io non offro nulla, anche perché, così come ho fatto fino ad oggi, questa società, non solo io, ha fatto fino ad oggi, possiamo andare avanti pure domani, dopodomani e dopodomani ancora, perché per fortuna abbiamo creato qualcosa e quel qualcosa che abbiamo creato ci consente di andare avanti con un'azienda normale. Mi auguro, come ho sempre detto, mi auguro che invece arrivi qualcuno da soli, con me, come vogliono arrivare, è importante che arrivi qualcuno. Se non dovesse succedere, per i tempi, non perché non succederà, perché vi assicuro che succederà, se non dovesse succedere per i tempi, farò io quello che devo fare e poi quando arriveranno saliranno a bordo. L'incontro è stato interlocutorio, ma soprattutto era un incontro che loro hanno voluto per capire qual è l'indirizzo dell'amministrazione sul discorso stadio. Tutto qua. A Zauri e Matteassi ho detto che in questo momento loro sono liberi, se arriva qualcosa possono decidere di fare quello che devono fare. Se poi dovessi rimanere io, perché non trovo un'anima pia che si piglia il Pescara, magari ci penso. Se dovessi rimanere io, si tornerà a quello che era il mio progetto iniziale, cioè portare i giovani bravi, un allenatore bravo che sappia lavorare con i giovani e fare un progetto giovane, ritornare a fare quello che era nel DNA del nostro Pescara e che poi magari abbiamo un po' snaturato. Mi piacerebbe che magari quest'anno si partisse con qualcuno che piglia poi le responsabilità di queste cose, perché non è che l'allenatore l'altro anno è arrivato prima di Matteassi, perché siccome bisogna saperle le cose, con Matteassi io ho parlato ancora prima di scegliere Auteri, abbiamo concordato anche con lui che se fosse venuto lui l'allenatore sarebbe stato Auteri, quindi non è che l'ho scelto io e poi ho detto vado a prendere il direttore. E vi dico anche che Matteassi ha fatto un grandissimo, come ho sempre detto, un grandissimo lavoro. Io non ho nulla da rimproverare a Matteassi, quindi se dovessi rimanere io, Matteassi sicuramente uno in cima alla lista. C'è la volontà di riportare, la reale volontà di riportare Zeman eventualmente? Al momento no, perché io, non impegno la società nel momento in cui so che posso arrivare a fare una determinata cosa. Se poi capisco che non lo posso fare, anche i miei interlocutori sanno che dopo una certa data decido io come ho sempre fatto.